Bentornati, buon pomeriggio a tutti. Allora, oggi apriamo con un ospite. Quest'ospite è una donna che da 3 anni sta combattendo una battaglia durissima. Infatti sta cercando il figlio e il padre di suo figlio che sono scomparsi nel nulla appunto 3 anni fa. Questa è una storia davvero avvolta nel mistero, ogni volta si aggiunge un particolare ed è la storia di Rossella Accardo. Benvenuta Rossella. Rossella, la tua è davvero una storia lunga, lunghissima, ricca di colpi di scena. Allora, vediamo prima questa scheda che ci ha preparato Daria Gallarino e poi parliamo degli ultimi avvenimenti, va bene? Andiamo a prendere un caffè. Sono le parole pronunciate dall'imprenditore Antonio Maiorana la mattina del 3 agosto 2007, quando insieme al figlio Stefano si allontana dal cantiere edile di Isola delle Femmine a Palermo. I due sarebbero dovuti ritornare sul posto di lavoro dopo al massimo mezz'ora, ma da quel momento di Antonio e Stefano si perdono le tracce. Sono tanti gli interrogativi su quello che ad oggi figura come un giallo ancora aperto. Gli inquirenti sospettano il duplice omicidio, ma anche l'allontanamento volontario. Le ricerche si concentreranno poi sugli affari di Antonio Maiorana, che 10 giorni prima di sparire aveva intestato il 50% della ditta immobiliare di cui era socio alla compagna e convivente argentina di nome Carina. Non si escluderà neppure la pista di natura mafiosa, suggerita da un messaggio ricevuto dai familiari su cui figurano le parole «Sono vittime della lupara bianca». Rossella Accardo, madre di Stefano ed ex moglie di Antonio, non si dà pace. Insieme al figlio minore, Marco, si precipita a Barcellona, seguita dalle telecamere di chi l'ha visto, dopo che 2 italiani affermano di aver visto l'imprenditore ed il figlio in una discoteca in Spagna. Assomiglia, la sopracciglia ci assomiglia. Ma ci non assomiglia quei capelli, ma non è lui. Al ritorno i dubbi si infittiscono e lo sconforto aumenta. Da una parte c'è una madre che vuole riabbracciare il proprio figlio e dall'altra un ragazzo che vuole la verità su quanto è accaduto al padre e al fratello. Ed è proprio in nome di questa verità che tarda ad arrivare che Marco non regge al dispiacere e si toglie la vita il 6 gennaio 2009, buttandosi dal 7° piano del suo appartamento. Rimasta sola nel dolore, Rossella continua le ricerche e dopo mesi di silenzi riceve una telefonata da uno sconosciuto che sostiene che il figlio Stefano si trova in Colombia, sequestrato dallo stesso padre. Rossella parte quindi per il Sud America. In un albergo incontra l'anonimo informatore che le propone un piano per liberare Stefano. Tale piano consiste addirittura nel corrompere dei guerriglieri colombiani, ma salterà perché la polizia locale, avvisata dal consolato italiano, interverrà tempestivamente. Lo scorso maggio, poi, un nuovo colpo di scena mette a dura prova lo spirito e l'ammirevole coraggio di questa madre. Tra le pagine di un giornalino a fumetti, Rossella trova un appunto, scritto dal figlio Marco, prima che commettesse il folle gesto. Allora, Rossella, qual è l'ennesimo colpo di scena che si aggiunge alla tua storia? Il ritrovamento di un giornalino all'interno del quale Marco ha affidato quello che più hanno chiamato il suo testamento. Perché lui non ti ha lasciato una lettera, un biglietto, non ti ha lasciato nulla prima di quel gesto? Assolutamente no. Il giornalino custodisce questo messaggio, immediatamente raggiungiamo i carabinieri. Qual era esattamente questo messaggio? Ripetiamo. Io non riesco a ricordarlo a memoria. In buona sostanza, la sintesi. Marco fa riferimento a un computer che sarebbe stato smontato da una persona di fiducia, amica della compagna del mio ex marito. E lui dice: abbiamo appunto smontato il computer, e quindi fa anche un momento di autoaccusa laddove non mi aveva mai detto questo, laddove già in data 14 novembre 2007 le forze dell'ordine sapevano che era accaduto questo, perché c'è un testimone che ha riferito che di essersi portato a casa della signora Carina o a casa di Demi, insomma, voglio dire, e ha detto c'era la signora e c'era anche il giovane Marco Maiorana. Quindi questo era già agli atti rispetto alle indagini che facevano corso, ma già che, come sapete, le indagini sono
blindate e neanche io sono stata informata di questa verità, per cui per quanto mi sollecitassero nel trovare spunti per chiedere a Marco, ma Marco è possibile che tu non sai nulla, e io certamente lo facevo, ma Marco restava silente, io non avrei mai immaginato che Marco effettivamente avesse fatto qualcosa insieme alla signora Carina, insieme a terze persone che restavano coinvolti in una, possiamo dire, cioè in un momento di occultamento. In buona sostanza Marco c'era quel giorno, c'era insieme a Carina, a questo signore. Io non seppi nulla dai carabinieri, giusto una larvata così ipotesi, chieda a Marco se sa qualcosa in più, e io dico serenamente, provavo a sollecitare Marco, ma Marco disertava risposte, confermava sempre il suo atteggiamento primo. Mamma, che non era a conoscenza di non solo non era a conoscenza, ma se al caso rintuzzava sempre rispetto alla sua paura, cioè Stefano non tornerà. Era questo il suo pensiero costante. Cosa poteva contenere questo hard disk di così importante? Beh, a questo punto sarebbe da chiedere alla persona che l'ha smontato, perché nei verbali che noi abbiamo, perché il mio avvocato, l'avvocato Frazzitta, ha chiesto nel rispetto delle leggi copie di tutti i fascicoli, abbiamo letto che la persona che ha smontato il computer ha detto che c'erano dei documenti, delle immagini, perché la signora Carina proprio insieme a lui aprì questi documenti e fece una lettura veloce, diede una lettura veloce a questo materiale informatizzato. E poi pare che la signora lo abbia affidato in custodia a questo soggetto e lui lo tenne financo sotto il materasso a casa sua. Beh, quando la signora Carina andò via, lui dice che non è andato a curiosare e si pente poi a posteriori di non averlo fatto. Dice, l'ho tenuto in casa per un lasso di tempo finché poi la signora non l'ha ripreso, e gli chiedono gli inquirenti se lui avesse sbirciato, cioè, assolutamente no. Così come mi è stato affidato l'ho restituito. E alla signora Carina non hanno chiesto? Alla signora Carina ritengo proprio che abbiano chiesto, ma rispetto a quello che io ho trovato nei verbali non ci sono risposte esaustive. Cioè, non togli, Rossella, che tu sono 3 anni che lotti come una leonessa, non ti sei resa un attimo, sei partita e sei andata laddove ti hanno detto che forse ci potevano essere tuo figlio e il padre di tuo figlio. Ad oggi, dopo 3 anni, dopo tutto quello che è successo nella tua vita, quali sono le tue speranze? Per me rimane come tesi il sequestro, tant'è che io non mi sono più fermata perché ho voluto fare tutto di più per liberare mio figlio. Certo. E quando mi hanno chiamato dalla Colombia che mi parlassero di un sequestro, mi sembrò proprio che ci stesse, certo, nel percorso che stavamo portando avanti. E a questo punto il colombiano che ha origini siciliane, perché questo è di dominio pubblico, lo sapete tutti, però voglio ricordarlo, la madre è siciliana e quindi parla un italiano discreto, ecco perché riusciamo a comunicare, certo, abbastanza bene. Lui mi riferì che mio figlio fosse sequestrato dal padre, sequestrato nel senso buono del termine, cioè lo teneva in una selva, nella selva del Cutumayo, perché mi riferì proprio di cosa stiamo parlando, in una prigione d'oro, e gli impediva di rientrare in Italia per timore che fosse ucciso. Quindi questo era l'atteggiamento del padre dei miei figli, cioè tenerlo sequestrato non perché... Per proteggerlo. E quindi capirete bene come questa storia mi galvanizzò tantissimo rispetto a, certo, questo credo. Stefano deve tornare. E poi si sono fatte anche delle smentite rispetto all'affidabilità del colombiano, però se è vero che si gioca anche di astuzia in ordine a false segnalazioni, a verità parziali, a tasselli lasciati lì, certo, per caso, tipo le mollichine che Pollicino lasciava e quant'altro, altro. Ebbene, estrapoliamo quota parte di queste segnalazioni per capire concretamente poi qual è il mosaico che dobbiamo andare a completare. Ecco perché chiedo aiuto a tutti, perché, certo, c'è un mosaico che noi dobbiamo
costruire tassello su tassello. Hai ragione. E alla fine avremo la visione completa, e possibilmente questa visione era sotto gli occhi di tutti, ma non la vedevamo perché era stata frantumata, certo. E l'ha affidata affidata sicuramente al nulla, perché chiaro, finora non abbiamo traguardato. Rossella, noi risultati. Speriamo che questo mosaico si possa comporre il prima possibile, e siamo qua per darti una mano ogni volta che tu avrai bisogno di comunicare qualcosa. Grazie. Bene, adesso andiamo avanti, chiamiamo...